La risoluzione 1325 nasce da esperienze pratiche concrete di donne che vivevano in aree di conflitto e che avevano provato attraverso le loro vicende quotidiane, utilizzando le strade, i mercati, i luoghi di culto, a costruire ponti e dialogo tra parti avverse. Perché poi parliamo di buone pratiche? Perché queste azioni nate dal basso sono state straordinariamente efficaci ed hanno avuto poi delle caratteristiche particolari di creatività. Le donne hanno usato i loro corpi, le loro voci, le loro preghiere, quindi un carattere fortemente innovativo, un carattere anche riproducibile, perché proprio fatto con pochi strumenti, ma con delle profonde abilità di ascolto, di comprensione delle dinamiche complessive, di analisi delle dinamiche di conflitto. Queste esperienze sono state poi, attraverso il ruolo della società civile organizzata, quindi network e campagne, portate fino al massimo livello decisionale a livello planetario, cioè al Consiglio di Sicurezza dell'ONU. E qui hanno avuto un riconoscimento proprio in questa risoluzione. Un Ponte Per ha dei programmi di corpi civili di pace che sono intervenuti in Libano e in Giordania. Entrambi i progetti hanno coinvolto donne. In Libano abbiamo collaborato con le Fighters for Peace, che sono uomini e donne ex combattenti della guerra civile libanese, che adesso si sono dedicati al lavoro di pace per ricostruire una memoria condivisa del conflitto e tessere legami per la riconciliazione nella popolazione libanese. In Giordania abbiamo coinvolto le migrant workers, quindi donne migranti escluse, totalmente escluse e invisibili, per aiutarle a rivendicare i propri diritti. In Iraq in realtà ci sono i programmi di peace building nostri più importanti nella piana di Nineveh. Lì abbiamo proprio formato dei peace team. In ogni peace team c'è una donna che specificatamente lavora per rafforzare il ruolo delle donne negli accordi di pace a livello comunitario e per favorire il ritorno degli sfollati nelle aree che erano state liberate militarmente dal cosiddetto Stato Islamico, Daesh. Quindi lavorando con le donne a livello grassroots di comunità ci siamo resi conto che non si può prescindere da anche un lavoro di indipendenza economica, sostegno all'indipendenza economica di queste donne, perché questo è imprescindibile, perché loro possono avere una voce all'interno di quelle comunità su questioni percepite come politiche, perché hanno a che vedere con le dinamiche del conflitto. In generale le donne portano idee innovative, quindi appunto coinvolgere le donne significa portare un punto di vista all'interno dei tentativi di mediazione e riconciliazione che spesso non emerge dagli interlocutori uomini. Sono una volontaria di Operazione Colomba, comunità Papa Giovanni XXIII, noi siamo il corpo civile non violento della comunità e operiamo in zone di conflitto armato, facendo interposizione, accompagnamenti non violenti, scorte civili e cerchiamo di stimolare percorsi di mediazione e di riconciliazione tra le parti in conflitto. Al momento abbiamo 4 progetti aperti, Libano-Siria, Palestina-Israele, Colombia e una collaborazione insieme alla Papa Giovanni nel progetto sperimentale dei corpi civili di pace in Cile. Fondamentale è l'apporto delle donne, della componente femminile nei nostri progetti di peace building nelle zone del mondo dove operiamo, innanzitutto perché più o meno il 70% dei volontari che partono con Operazione Colomba sono ragazze e anche nel progetto dei corpi civili di pace, nel progetto sperimentale dell'anno scorso, su 4 volontari partiti 3 erano ragazze. Inoltre vanno ricordate come figure chiave all'interno delle resistenze non violente nelle zone del mondo dove operiamo alcune donne. Per esempio posso citare Brigida, una signora molto rappresentativa della comunità di pace di San José de Apartadó in Colombia, la cooperativa delle donne nel villaggio di Attuani in Palestina, per esempio, nelle colline a sud di Hebron in Cisgiordania. E inoltre anche una figura chiave che è per esempio la Maci, che è una figura di guaritrice tradizionale all'interno delle comunità Mapuche in Cile,
e anche alcune rifugiate siriane che riescono a attuare strategie di mediazione e di riconciliazione all'interno delle loro stesse famiglie nel campo profughi in Libano dove operiamo. Sicuramente noi abbiamo un'idea della pace come una costruzione permanente che parte da lontano, parte dalla giustizia sociale. Per cui noi, per esempio, lavoriamo per le figure che sono più emarginate nella società e un esempio può essere quello dei rifugiati. Per cui noi facciamo un intervento mirato sull'inclusione sociolavorativa e cerchiamo di intervenire su tutti gli ostacoli rispetto all'inserimento, favorendo il dialogo, favorendo l'adozione di nuove pratiche e con una interlocuzione costruttiva con i servizi e con le autorità. Per quanto riguarda il sostegno a donne in situazioni di conflitto, noi abbiamo dei progetti a Gaza ormai da 6 anni, che sono soprattutto sul microcredito e quindi sul potenziamento dell'autoimprenditoria e come anche lì prevenzione della violenza, perché a Gaza, dove c'è una percentuale molto alta di disoccupazione, questo aumenta la violenza degli uomini nei confronti delle donne. E in particolare invece da 3 anni e mezzo ci occupiamo di inclusione sociolavorativa di persone negli insediamenti informali che abbiamo tra l'altro scoperto noi e sui quali poi abbiamo sensibilizzato anche altre associazioni della società civile e con dei risultati molto buoni, nel senso che siamo riusciti a ottenere stage, contratti di lavoro, ma soprattutto legami sociali, fiducia, orientamento, capacità e dignità e emancipazione. Questo con una relazione duratura, fiduciaria, costruita con molta attenzione. Noi in generale facciamo un'azione di testimonianza, nel senso che nei casi di conflitti abbiamo spesso avuto delle referenti alle quali abbiamo permesso di parlare in pubblico, di imparare, di spiegare l'impatto di questi conflitti. Per quanto riguarda invece la riflessione su conflitti internazionali, per esempio adesso stiamo per far partire, proprio per il ventennale della risoluzione 1325, un progetto Italia-Yemen, finanziato appunto da WWF International, che passi dalla Sardegna e quindi dal problema della industria delocalizzata in Italia, tedesca, la RVM per la produzione di bombe, che crei un legame attraverso un sito fra gli attivisti locali sardi che si occupano della riconversione civile dell'industria bellica e la voce delle donne yemenite e noi pacifiste. La mia esperienza come volontaria era relativa a un progetto di cui i beneficiari erano popolazione migrante e rifugiata che cercava rifugio in Ecuador e che scappava principalmente dalla Colombia e dal Venezuela. È stato fondamentale l'equilibrio che c'è stato tra me e il mio compagno di viaggio e di lavoro Giovanni per quanto riguardava il maschile e femminile, sia nel nostro lavoro come equilibrio che portavamo sul campo, sia rispetto alla popolazione beneficiaria. Quindi ovviamente lui si relazionava meglio con uomini e io con donne, soprattutto perché la maggior parte del nostro lavoro era riferita all'ascolto dell'altro, soprattutto verso persone che non ricevevano ascolto da nessuno, né dalle istituzioni né da parte della popolazione locale, per reinventare una vita che in questo caso, nella maggior parte dei casi, era stata completamente distrutta. In questi contesti soprattutto le donne sono vittime doppiamente di violenza, sia sul loro corpo, sia sul loro fisico, sia perché restano da sole. E specificamente nel caso del contesto del conflitto colombiano, gli uomini o si arruolano in gruppi guerriglieri o vengono arruolati con l'esercito o vengono purtroppo uccisi. Quindi seguivamo moltissime donne, è stato fondamentale, è stato molto importante la formazione che abbiamo ricevuto qui in Italia, e anche attraverso un approccio di genere. È stata un'esperienza molto forte e intensa, sia a livello emozionale, sia a livello di ricordi, e molto formativa anche a livello professionale. Le buone pratiche della società civile trovano riconoscimento non soltanto nelle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, ma anche nei piani nazionali d'azione di questi strumenti, quindi, che gli stati che hanno voluto, oggi sono
più di 80 nel mondo, hanno adottato per adattare e valorizzare la realtà specifica, l'impegno specifico dei loro paesi nell'ambito Donne, Pace e Sicurezza. Il nostro paese si è dotato già di 3 piani nazionali. Nell'ultimo in particolare, quindi nel terzo, quello oggi in vigore, un riconoscimento particolare è stato dedicato alle organizzazioni della società civile, tanto che un obiettivo specifico del piano è dedicato proprio al rafforzamento del dialogo tra istituzioni e società civile.